parlando in vita, raccontando la storia di questo bellissimo giovane che a un certo punto diventa donna e poi ritorna uomo e poi ritorna donna e poi a un certo punto c'è proprio nel quarto capitolo una sorta di inno della bisessualità quando dice insomma lui si poteva permettere il lusso di godere dell'amore sia con gli uomini sia con le donne. E indubbiamente spinge a riflettere su quanto dentro di noi ci possa essere, quanto possa essere larga l'oscillazione tra la dimensione maschile e quella femminile. Mi sono posto la domanda e mi sono dato la risposta, credendo di aver trovato e sperimentato queste due dimensioni proprio nel mio lavoro d'attore, nel senso che mentre cerco il risultato, mentre cerco di entrare in un personaggio, devo attraversare una fase in qualche modo femminile, cioè di apertura, di recettività, e poi quando il personaggio è stato definito, afferrato e concluso, per restituirlo al pubblico devo intervenire con una dimensione maschile. Un'ombra scura all'angolo, dove un tempo si trovava una taverna, era con ogni probabilità il cadavere di un uomo. Nella lettura ad alta voce per un audiolibro o per la radio, di diverso rispetto al palcoscenico, c'è l'intimità, questa dimensione di sentire come se tu parlassi all'orecchio dell'ascoltatore, mentre sul palcoscenico devi rivolgerti con una portata, un arco, la portata della tua voce, della tua intenzione deve coprire un arco. Mentre questa intimità è l'aspetto forse più bello della lettura per gli audiolibri. Certo è che la traduzione di Mario Fortunato è particolarmente bella, particolarmente entusiasmante, c'è una lingua italiana che è al meglio dell'italiano, ma nello stesso tempo si ha quasi la sensazione, soprattutto facendola ad alta voce, si ha quasi la sensazione di parlare inglese.